parlarci di ricostruzione post-sisma. C'è ottimismo per un'ulteriore proroga per i lavori sulle imprese agricole ed agroindustriali. L'Unione Europea ha infatti richiesto nuova documentazione. Andiamo a vedere. C'è ottimismo per la possibilità di un'ulteriore proroga per i lavori di ricostruzione e sistemazione delle imprese agricole ed agroindustriali danneggiate dal sisma. Dopo il primo slittamento a cui l'Unione Europea aveva dato l'ok, il cui termine scade il 30 settembre, dal governo è stata richiesta la possibilità di una seconda proroga, a cui l'Unione Europea ha risposto richiedendo ulteriore documentazione sul tema. È una cosa che fa ben sperare, dichiara il parlamentare del PD Marco Carra, perché in genere l'Unione Europea, se di avviso contrario alla richiesta, non perde tempo con approfondimenti di alcun genere. Se Bruxelles potesse accogliere questa richiesta, arriverebbe una boccata d'ossigeno per i territori della Bassa Mantovana, visto che per i 150 milioni di euro mancanti per la ricostruzione bisognerà attendere ancora parecchi mesi. Il parlamentare del PD Carra ha intervenuto anche sulla vicenda delle zone franche urbane, per cui, sottolineano da Confartigianato, il 70% delle attività dei comuni della zona di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara è esclusa dall'accesso alle agevolazioni. Dagli incontri operativi con i sindaci, ha precisato Carra, non è stata contemplata l'inclusione degli artigiani e a questo dobbiamo porre rimedio al più presto. Per questo presenterò subito un'interrogazione al Ministero dell'Economia, in quanto nostro referente per la ricostruzione post-terremoto è sempre stata la sottosegretaria Paola De Micheli. A questo si aggiungerà la richiesta del presidente di Confartigianato Capelli e il premier Renzi per modificare la circolare del Mise.